Eccoci qui, bentrovati. Oggi il cittadino canadese ha il piacere, l'onore e il privilegio di ospitare un grande artista. Lui è un comico italo-australiano, ma amatissimo anche qui in Nord America. Sta facendo il tour mondiale, un tour, pensate, formato da 142 tappe, un tour che è partito a febbraio, si concluderà soltanto a dicembre. Lo conoscono tutti qua a Montreal, lo adorano, è il grande Joe Avati. Benvenuto Joe, come stai? Bene, bene, tu? Tutto bene, grazie. Joe Avati farà due spettacoli qui, prima Friday, quindi venerdì 21 luglio alla Sala André Mathieu, e poi a Montreal sabato 22 luglio presso il Teatro Rialto, giusto? Sì, giusto. Allora, questo siamo arrivati praticamente a un terzo di tutto il percorso dei tuoi spettacoli. Sei arrivato qui in Canada. Sì, yeah, that's right. Yeah, era a Los Angeles, a Vancouver, tutto in Canada. Ecco, yeah. Tu hai un grande rapporto con il Canada, so che hai fatto oltre 100 spettacoli a Montreal e addirittura sì, oltre 300 in sì, tutto il paese. In tutto il Canada, sì. Ma come mai ti amano, ti adorano così tanto gli italo-canadesi? Io penso che perché io, nei miei barzelletti, nei miei sketch, the people can relate to it and they make them feel, it makes them feel good, like they can belong, you know? Sorry, I can speak English and Italian, se no parliamo calabrese che è più facile. Giustamente, è italo-australiano ma soprattutto italo, diciamo, calabrese, di origini calabresi. Tu papà è arrivato in Australia dalla Calabria nel 71, 1971, quindi sì, da Reggio Calabria. La mamma stava già lì. Sì, mamma era già in Australia. In Australia, quindi insomma lo amano anche tutti i calabresi in Australia, in Canada, dappertutto, in tutto il mondo. Allora, due spettacoli, prima alla Valle e poi a Montreal, un'ora e mezza, un'ora e quaranta, si chiama questo spettacolo When I Was Your Age. That's right. Cioè? Sì, perché adesso sono un papà io, no? E questi giovanotti devono sapere com'era quando noi eravamo alla sua età, alla loro età. Adesso sono io papà, è un dilemma. Tutte le giovanotte da oggi che hanno bambini, c'è un dilemma, perché noi vogliamo, we want to discipline our children the way we got disciplined, half of us, but the other half doesn't want to go to jail, you know what I mean? So, but the kids have to know. Poi ci sono le nonni. Non ne parliamo, ci sono le nonne. Una cosa strana succede qua, quando diventano nonni, si sperdono tutto. Sì, eh? No? Io ci ho detto a mio figlio, si chiama Antonio, mio figlio, da 2 anni, Antonio non toccare il papà, botti, mamma, io non ti ho toccato a te mai, tu non tocca a lui. Ma tu ti sperdisti che succedeva con me. Esattamente. Every nonna says this, me, I never touch you. Sono cose che hanno vissuto tutti, a prescindere dal paese di adozione, quindi italiani in Australia, in Canada, e questa è la tua forza, possiamo dire questo. That's right. Yes, that's right. Sei arrivato a 27 anni di carriera e sei rimasto sempre sulla cresta dell'onda. Allora, qual è il segreto del tuo successo? Perché ogni volta che vengo cambio qualcosa nel show. Questo show, devo dire, è brand new. During COVID, ha preso una pinna, pezzi di carta, ti sei messo a scrivere perché lo so, 7 persone dicono sono le stesse battute, le stesse cose. No, questo è un brand new show, garantisco. Quindi assolutamente bisogna andare a vedere lo spettacolo di Joe Avati, perché in questa ora e mezza, un'ora e quaranta, farà e dirà cose esclusive che non ci sono sentite già nel passato. Exactly, yes. Actually, mi hai detto anche che il periodo del Covid è stato molto fecondo per te. Yes, because ci sono tante persone che erano a casa, non potevano andare al lavoro, erano sul telefono, e quando erano sul telefono guardavano un comico, poi guardavano un altro, poi un altro, e allora ci sono gente, persone che hanno scoprito di questo Joe Avati, che non sapevano anche che allora devo fare show a New Zealand, a Sudafrica, a Belgio, Scotland, England, Ireland, e adesso anche in Italia. Anche in Italia? Anche in Italia. C'è la possibilità che tu possa andare anche in Italia? Sì, a Roma e a Milano, ci sono tanti fans, fans gli italiani di l'Italia. Quindi adesso fai conoscere loro anche la realtà vissuta dagli italiani emigrati. That's right, yes. È una cosa che forse manca, quindi completi anche dal punto di vista artistico quella che è la tua offerta al pubblico. Sì, giusto, e questa è una cosa che mi piace assai. Per fare un spettacolo in Italia ho fatto tutto. Senti, ma insomma, hai viaggiato tutto il mondo, continui a viaggiare tutto il mondo. Cosa, insomma, il pubblico canadese, il pubblico sudafricano, ogni pubblico è diverso. Diverso, sì. Insomma, quello canadese, quello montrealese, cos'è che... Io ho notato che il pubblico, di tutti in Nord America, che sono più un po' sensitive,
Sensibili. Sono sensibili. Sì, ci sono gente in barzellette, sketch che faceva, mm-hmm. che adesso quando le faccio, non si può dire, non si può. E questo è una. It's a result of political correctness. Mm. Okay. Political correctness in comedy should not belong. No. No. Political correctness in comedy è come avere un occupational health and safety officer at the boxing. No, giusto, sono d'accordo con te, nessuna censura quando si fa arte. No, perché il comico vero deve dire le cose che tutte gente le pensano ma non le dicono. Non lo dicono. Devi essere questo, completamente libero. Yes, giusto, and that's what I do. Ma il tuo segreto è anche il fatto che hai la capacità di diciamo cambiare negli anni, ecco perché questa appunto... è la cosa. Un'altra cosa è che io non dico parolacci, non parlo delle cose non sporche, sei volgare, non sei volgare. No, non sono volgare. Allora uno può portare le bambini, le nonne possono venire, loro vanno a venire tutto. Questo è un altro segreto. Quindi, dei maestri. Dagli 8 anni fino ai 90, giusto? Non poniamo limite alla provvidenza, anche sotto gli 8 e sopra i 90. Giusto. Senti, insomma, calabresi, ma anche campani, molisane, pulzane, siciliani. Una faccia, una razza. Perché alla fine essere emigrati è la stessa cosa, un po' sia in Australia che in Canada. Anche giusto, e anche le greche. Io ho tanti fans qui in Canada, che sono, specialmente in Montreal, che sono grechi, lebanese, e vengono anche loro. Quindi loro sono, diciamo, divertiti quando ascoltano. Sì, perché la sua storia è la stessa come you know, abbiamo vissuto noi. 100%. Cosa cambia adesso con le terze e quarte generazioni e come cosa cambia anche con gli italiani che vengono adesso, che sono, diciamo, un po' più istruiti rispetto agli italiani di una volta? Cambia qualcosa nel tuo approccio? Well, no, ma ci sono quelli che vengono adesso. In Australia siamo parecchio full of Italians who come from Italian nationals, che lavorano nei ristoranti, in caffè, bar. E loro mi hanno detto che sono insegnato a parlare inglese ascoltando i miei sketch. Hai capito? Yeah, perché sono mezzo inglese, mezzo italiano. Allora, tramite questi tipi di sketch bilingual sono insegnati la vita in Australia e anche in Canada com'è. Gli agevoli quindi io non ho pensato mai che questa è una cosa. Invece no, è una bella cosa, questa qua è una cosa giusto. Interessante. Yes, very, yes. Allora, due appuntamenti, non mancate il doppio spettacolo. Fai un appello ai nostri lettori, in questo momento spettatori, Cittadino TV, Cittadino TV, Cittadino Canadese. Allora, guarda in camera da Marco, ricordiamo, venerdì 21 luglio a Laval e 22 di luglio al Rialto Theatre a Montreal. Allora, un appello ai nostri lettori, perché devono venire a vederti? Ah, perché sono funny. C'è poco da aggiungere. Ti faccio ridere. Fa ridere in questi tutti... tempi uno deve ridere. Abbiamo tutto quello di ridere, poi con questa inflazione, poi la pandemia, ne abbiamo già parlato. Non mancano gli spunti per raccontare cose anche divertenti. Abbiamo voglia di ridere. Giusto. Quindi grazie per essere qui. Grazie per essere. E grazie per farci ridere. Non vediamo l'ora di vederti all'opera, sia a Laval che a Montreal. Grazie. Grazie a te, un abbraccio. Non mancate, Giovanni.